matchava level per il titolo Tradition. E Mr. Gufo sicuramente oggi si troverà di fronte un avversario che non conosce. Dopo insomma parecchio tempo l'avversario che non conosce, e quindi sicuramente sarà una brutta cattura da pelare, però Mr. Gufo è dotato di grandi argomenti. Sicuramente uno che si considera il volto della WLF non può pretendere, non può pensare di vincere già prima di aver vinto. Si parlava di carriera finita, ma era tutta una messa in scena per far sì che Payne Johnson convincesse Terry Johnson a prendersi la sua vendetta da anni di Dodge alla SummerSlam. Bella bella lì, Martin Johnson torna e subito per il titolo Tradition. Questo è un bel regalo per il suo ritorno. Ci sarà anche un'altra superstar entrante WLF nel nostro main event, in quel caso ci sarà in palio il titolo WLF. E Martin Johnson che ha cambiato i colori, peraltro prima era giallo, non nero, ma è rosso, giallo, nero e bianco. Direi che si può cominciare. Martin Johnson immediatamente è stato in dropkick, chi sa bene, lottatore, il fratello del campione WLF David Johnson. Sono due lottatori con un stile totalmente differente, anche un abbigliamento totalmente differente. Martin Johnson, The Maniac, lottatore che piace moltissimo alle ragazzine. D'altra parte c'è Mr. Gufo che una volta piaceva molto anche alle ragazzine, adesso si fa odiare. Power slam immediatamente! Grande rientro di Martin Johnson. Sta affrontando a viso aperto un campione come Mr. Gufo, che ormai è campione da 3 mesi, campione Tradition. Campione così muscoloso, così dotato muscolarmente, non è facile affrontarlo a viso aperto, specialmente se pesi 20-25 kg di meno. Lo sta dimostrando comunque di avere una forforza muscolare Martin Johnson davvero notevole. Oh, qui attenzione, tentativo di colpo quasi legale di Gufo. Nel trafare Jawbreaker, spezza mandibola. Bella bella lì, Martin Johnson, davvero lottatore che a me è sempre piaciuto. Probabilmente gli mancava sempre il fattore X Factor, no? Della situazione, però poi si è sempre rimesso in gioco dopo il brutto incidente, quello che vediamo, incidente del virgolette, la Numbers Brothers. Ora sì, io mi sembra in forma! E vincere il titolo Tradition nella prima puntata di WLF Uncanny è una cosa irripetibile. Ecco, attenzione qui, tentativo di sollevamento, ma Martin dice di no, gli sbarra la strada con il suo talento. Che fa qui? Oh mio Dio, un gutbuster stranissimo, e poi una sleeper hold. Oh, la sua sleeper hold tipica, questa è una delle trademark moves. E Gufo già mi sembra il sangue, troppo sangue al cervello, già mi sembra irriconoscibile. È un Gufo che ha provato qualcosa, ma oggi il mio Martin Johnson è tornato per vincere. Vediamo se i rientri porteranno fortuna alle loro carriere, a quella di Martin Johnson, a quella del misterioso avversario di Vesa. Guardiamo, il titolo WLF sarà in palio. Però attenzione qui, qui Gufo si prende il match di nuovo in mano. Starbox slam, schiacciata laterale. Oh, attenzione per la power slam velocissima di Martin Johnson, e qui secondo me potrebbe già provare la chiusura, perché Gufo mi sembra abbastanza fiacco e le difese del campione del Tradition non sono perfette. Qui però riprende il match in mano, Gufo difficilmente nei suoi match è totalmente allo stremo delle resistenze, dunque è difficile anche metterlo giù più volte. Qui il backdrop con bruttissima altro caduta proprio dall'alto verso il basso, in posizione tra Endeburg quasi. Attenzione, Trapsault da parte del maniaco. Attenzione qui Gufo, serie di calcio, Martin Johnson ha evitato, no? E Gufo per la meglio, e attenzione, dammi troppo.
è un match però abbastanza equilibrato, però si sa quando è equilibrato quello più muscoloso quasi sempre va meglio, che è difficile poi mettere giù uno come Gufo. Qui serie di pugni quasi illegali, possiamo definirli illegali, però oh mio Dio, jumping knee, 1 2, anzi running knee smash, scusate, attenzione super kick deviato, beh al volo qui non gli scappa Martin Johnson. Big ending di Mr. Gufo. Il match è finito. 1 2 e 3. No! Incredibile Martin Johnson! Incredibile Martin Johnson! Resiste la big ending! Non ce la può, forza, per la terza volta! E non si capo pro! Non ci credo! Six-Sang! No! Che cosa ha fatto? Perché ha sbagliato? Perché ha voluto entrare questo trophy stranissimo? Che Mr. Gufo la meglio, ma che erroraccio! Attenzione! Super kick a vuoto! Oh mio Dio! L'ha steso, questo è il colpo da KO! 1, 2! E toh! Martin Johnson resiste stoicamente! Come sta facendo Martin Johnson, penso nessuno contro Mr. Gufo abbia fatto mai fatto così. Attenzione! Oh! Che strano neckbreaker! Attenzione, super kick! Deviene ancora! Attenzione all'allenamento! Ma sbaglia totalmente! Martin Johnson! Martin Johnson, momento fondamentale! Che match pazzesco anche questo! Davvero una bella puntata di WLF questa! Davvero una bella puntata! Beh, giovanissimi questi lottatori! Attenzione, fa qui! Gufo! Oh mio Dio! Un super atomic drop! Qui gli ha spaccato tutto! Mamma mia, gli ha rotto parte della regione lombare. Attenzione qui, però Martin Johnson non riesce ancora dopo il drop. Martin Johnson, se riuscisse nel suo comeback, il match sarebbe apertissimo. Non riesce. Sì, attenzione, Gufo qui lo lancia. Martin Johnson, dopo di attack. Falli Martin Johnson, troppo il tamponetto. È il momento di chiudere, ma prima boom boom e poi sì, un pugno diretto lì. Incredibile, Martin Johnson, no? The Showman! Una sorta di quasi di Sean Finn, no? The Showman! Jenna Major gli ha dato una grande chance, ma solo 1.5! Incredibile! Lo giro! Six-Sang! Abbiamo un nuovo campione, ma un attimo! 1, 2 e 3! No! Mamma mia ragazzi, non ci posso credere! Era lì per vincere, non è bastata neanche la zigzagata mega galattica di Martin Johnson. Ma che match ragazzi, un match, 9 minuti di match pazzeschi tra questi due che sono allo stremo delle forze. Ora basta anche un semplice sono small package o roll up, no, ora quasi semplice eseguire. Martin Johnson qui mira al braccio, bella botta, però Martin continua così, ma ti serve un'altra zigzagata per vincere. Attenzione, no, qui non serve nient'altro che la Starbucks Slam, e qui l'ha chiuso ragazzi. Martin Johnson qui non può resistere, dai. 1, 2 e 3, no! Incredibile, ma come ha fatto a resistere? Pugno chiuso, l'arbitro non vede nulla e c'è anche l'albo troppo. Martin Johnson, grande resistenza, ma solo quella, perché ora arriverà la one and only. Lo prende, se lo carica, mamma mia, dove l'ha portato in cielo, l'ha portato tutti a casa. 1, 2 e 3, Mr. Gufo difende il titolo Television dopo un match del poco pazzesco, rocambolesco, match fantastico. Martin Johnson veramente più vicino di così non poteva andare al trionfo del titolo Television. Mr. Gufo trionfa e va a difendere il suo titolo Television, ormai possessore di questa cintura da circa 3 mesi e mezzo. È un bel regno il suo, dovrà difenderlo però tutte le settimane qui in WLF.
siamo nel ufficio del JM e c'è Rocky Berlinguer che sembra aver qualcosa da dire al JM. Qui Rocky sta chiedendo davvero qualcosa di importante. Oh oh, dunque settimana prossima Rocky Berlinguer andrà per il titolo Television. È davvero una bella sfida questa. Sì, sì, Rocky sembra comunque aver accettato la cosa, anche se penso dopo il suo match Television dovesse vincerlo, vorrebbe anche il titolo WLF. Un'altra brutta carta da pelare per Sean Fili. Siamo pronti per il nostro main event, in palio il titolo WLF. Sono davvero entusiasta di questo main event, anche se non conosco il nome dell'avversario di Vesa, del campione WLF, ma se di fatto quel titolo in palio, che sicuramente ne vedremo delle belle, sarà sicuramente qualcuno che in passato ha fatto molto. Per una primissima edizione ci deve essere qualcuno di importante. Saranno se no 6-7 mesi. Grande rientro per Andrew Seamark e sarà dunque lui a sfidare Vesa. È un match bellissimo, secondo me è un match davvero interessantissimo. Ci potrebbe anche essere un passaggio di consegna importante, perché Vesa è anche il campione internazionale, dunque sicuramente togliersi un titolo, privarsi di un titolo ovviamente lottando egregiamente, sarebbe la cosa migliore. Presentazioni, introduzione in stile giapponese, prima Andrew Seamark da Columbus in Ohio, poi il German Panzer direttamente da Berlino. Beh, quel titolo molti storgono il naso, no? Perché dicono perché fare un roster WLF? Un roster WLF poteva essere un successo migliore, maggiore poteva avere, no, perché WLF è sinonimo di crescita di una superstar. Forse il roster l'obiettivo era proprio la crescita, lo sviluppo. Eh sì, lo sviluppo di atleti. Si può iniziare, ragazzi, subito Vesa all'assalto. Serra di pugni, vediamo come sta messo Seamark. Un match non facile, infatti subito Vesa sfrutta la sua attività nel ring, la sua non c'è l'attività. E quindi l'attività di Seamark potrebbe fare la differenza, subito messo a mal partito. Andrew Seamark, d'altronde si sa, quando uno lotta per 6, 7, 8 mesi, non è mai facile poi tornare in un ring, no, per lui. Quindi in questo caso vale la stessa cosa per Seamark. Se dovesse vincere, non dico sarebbe clamoroso, però sarebbe uno stravolgimento importante, perché diventerebbe Seamark campione di un nuovo roster, avrebbe tutte le responsabilità addosso e a quel punto penso dovrebbe poi difendere di nuovo il titolo WLF. Non so se è controversa in quel caso dovesse vincere oggi a WLF Sub-Zero, il primissimo evento speciale il 16 ottobre, o se dovrebbe difendere poi, se dovesse difendere settimana prossima sarebbe un altro appuntamento importante per la carriera di Seamark. Però l'importante oggi è vincere, comunque vadano le cose per il futuro. L'importante è dimostrare di essere tornati con una grande vittoria. Però intanto mi sembra che Vesa si sta comportando molto bene,
mentre sì, ma non trovo il bandolo della matassa, mi sembra un po' troppo arrugginito forse ancora, guardate qui, preso in consegna la manovra e all'altra, uno, due, si salva qui Simak, però attenzione, Simak lo lancia forse fuori, vediamo se era meglio, oh, ma era meglio, lo fa, mamma mia, bella, bel colpo qui, attenzione qui, va vuoto, e c'è la pausa al suo Gradoni, e questo è un punteggio, un punto a favore impensabile per Simak, eh beh, anche il German Panzer soffre in gradino d'acciaio. Poi ancora, bravissimo Simak, sfrutta tutto ciò che è di metallo, di acciaio, di metallo. Abbiamo prima il gradino d'acciaio, ora controlla, palo di sostegno del ring, però attenzione Vesa. Riprende il match in mano, non c'è nulla da fare. Quando Vesa è in forma, come in questa sera, soltanto due, si prosegue. Ma ho messo sotto torchio qui Simak, davvero match difficile qui per Andrew Simak. Sì, è vero, un match abbastanza difficile, queste serie di colpi. Allontanato, Vesa che può fare? Vesa prende le misure, prende le misure! E va a segno, e poi ancora, lo strozza, lo strangola. Palo rialza, momento fondamentale del match questo, questo è un momento fondamentalissimo. Non riesce, Simak. Sta sbagliando molto Simak. Oh, finalmente la Powerslam però al centro del ring. Questa sì che fa male, questa sì che fa male. E che fa bene a Simak. Simak lo rialza, momento importante del match. Oh, un colpo quasi alle zone basse. Ma Vesa qui lo va a prendere, attenzione, dietro degli occhi, non ci credo, croce di Spawn, non mi arrivo, no, che cosa ha fatto, l'alchimista, quell'alchimista di un Andrew Simak, che cosa fa Simak qui, che cosa fa qui Simak, attenzione, lo gira, Fed Prager d'arrivo, Fed Prager d'arrivo, no, devia tutto, fa Facebuster, ed ora sì che Vesa può chiudere, ed ora sì che Vesa può chiudere il match, attenzione, oh, step suplex, tanto per gradire, vuole andare dal paletto, sta sbagliando, attenzione al comeback, attenzione al comeback di Simak, come Hercules con i macigni, Simak con Vesa, draw kick, back chop, draw kick, Vesa ancora, viene messo giù, è il momento Simak, è il momento di chiudere, è il momento di chiudere, sì! Uno e mezzo, uno e mezzo soltanto, uno e mezzo soltanto, Spawn Package, di nuovo Simak, uno, ah, si salva di nuovo, si salva di nuovo, oh, attenzione, qui davvero lo chiude, qui davvero lo potrebbe chiudere, Vesa, lo prende da dietro, non ci credo, Sleeper Slam, ah, attenzione, attenzione, è finita, uno, due, due, Simak, c'è ancora, Simak c'è ancora, solo un fuoco di batta perché qui veramente Vesa potrebbe chiuderlo da un momento all'altro, Vesa lo potrebbe chiudere, ancora powerbomb di nuovo, secondo tentativo, seconda volta vuoto, Simak, fai chiudere Simak, no, oh, schieramento, uno, due, oh, si salva Vesa, si salva Vesa, doppio single kick, non ce la fa, non ce la fa, Fed Prager, sì, ce l'ha, vai, non ha segno, sì, Fed Prager ha segno, connessa, la connessa, la connessa, ditemi che è vero, incredibile, sì, perché nuovo campione, uno, due, due, non basta neanche questa, non basta neanche questa, allora bel drop, attenzione, mamma mia ragazzi, match fantasmagorico, tra questi due, Simak, lo può prendere, oh, alle spalle, aia, 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 Vesa qui, step suplex ancora, ancora Vesa che poi esulta, sta prendendo forse le misure, ma Simak reagisce molto bene, Simak, Simak reagisce molto bene, Fed Breaker, di nuovo Fed Breaker, no, non riesce, Vesa di nuovo dal paletto, Vesa di nuovo dal paletto, ci mette un po' tanto, però ce la fa ad arrivare in vetta, e lì Vesa, mamma mia ragazzi, che botta, che botta, ed ora sì che ci sono le misure per chiudere il match, attenzione, prende le distanze, passi col kick, e l'ho messo giù, e l'ho messo giù ragazzi, l'ho messo giù, uno, due, non c'è il tre, non c'è il tre,
non ci posso credere, non ci posso credere, che matchup pazzesco tra questi due. Sta venendo fuori il benedetto dell'anno nella primissima edizione della WLF. Oh, attenzione, attenzione, Vesa esulta ancora, esulta ancora, ma perde tempo perché c'è il ribaltamento di fronte con Sivak, che reagisce in qualche modo. Entra Sivak di nuovo, backdrop, uno stranissimo, aggiungerei backdrop. Dove va Sivak? Dove va Sivak? Sta lì, la va a segno, fa volare Sivak. Non ci credo, non ci credo, lo schiena, lo schiena. Uno, due e tre, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta Sivak. Non ci voglio credere, ragazzi, Andrew Sivak. Vesa non ha resistito, Hudson springbok crossbody, lo stesso, un per l'1, 2, 3, incredibile, mi aspettavo un kick out sinceramente, forse con la manovra meno probabile. Sivak si porta a casa il match e il titolo WLF, che rientro il suo, beh, per Martin Johnson non è stato un bel rientro, però per Sivak, che secondo me ha avuto anche più tempo per allenarsi, qui il basico kick ci ha messo un po' troppo, secondo me, sicuro, non ha preso neanche bene, forse di striscio. Qui invece dopo il suo springbok crossbody, davvero pazzesco, il suo springbok body splash, grande copertura di Andrew Sivak. Con queste immagini di un Andrew Sivak, nuovo campione WLF, è veramente tutto, ragazzi. L'appuntamento è ovviamente settimana prossima, prima con Civilization e poi con il secondo episodio della WLF, WLF Uncoming. Ciao! Find myself wanting to die.